ragazzi, come va? Spero tutto bene, bentornati in questo nuovo video Lego! Oggi andremo a costruire questo bel librone di Harry Potter, e beh sì, di Serpeverde. Quindi iniziamo subito a costruirlo. Questo qui è un po' il set in generale, come potete vedere si apre qua dietro come tutti i set Lego. È praticamente un libro lezione, ci sono tutti e quattro, quindi c'è Grifondoro, Corvo Nero, Tasso Rosso e vabbè poi Serpeverde. Eccolo qua, andiamo ad aprire la scatola. C'è la copertina del libro, come potete vedere, e questo qui non è un adesivo per fortuna, ma bene, è già stampato sopra. Un pezzo tirato fuori a caso e due pacchi da costruire insieme poi anche alle istruzioni. E cioè, queste qua. La bella cosa è che le pagine sono pure verdi, adesso non so quanto renda in video. E niente, quindi noi oggi andremo a costruire questo bellissimo set. E poi abbiamo un botto di stickers da mettere. Ma chi me lo fa fare sta cosa? Per chiunque si volesse comprare. Io l'ho trovato da Toy Center al costo di 30 euro. Poi non so se lo trovate pure in altri negozi o altri prezzi. Penso proprio di sì, quindi casomai vi lascio il link Amazon qua sotto in descrizione. Ragazzi, secondo me questo set con il professor Piton, Draco Malfoy e anche, come cavolo si chiama, Seamus Finnegan, è bellissimo. Scusate se non mi ricordo tutti i nomi, ma veramente, cioè, sono tantissimi personaggi di questa serie di Lego ormai iniziata. Ci sono praticamente, penso, tutti i personaggi, se non quasi tutti. Questo qui era il set Serpeverde, ma logicamente ce ne sono tanti altri, come anche quello di Grifondoro, Tasso Rosso e per finire Corvo Nero. E questo set è molto bello perché, come potete vedere, è a forma di libro ed è incastrabile. Qua sopra io ci ho messo i tre personaggi, ma in generale potete fare un po' quello che volete. Come potete vedere, all'interno del set è tutto incastrato. Logicamente, se andiamo poi a prendere la scatola, possiamo vedere com'è fatto dietro. E logicamente è molto bello, ve lo consiglio a tutti i fan. Logicamente, come ho detto prima, ma vabbè, ci sono tutti gli altri. Dentro ogni set trovate un minimo di tre personaggi. Sempre un professore e due allievi. In quello di Grifondoro trovate la McGranite. Poi dovresti anche trovare, se non sbaglio, Hermione. E per finire mi sembra anche... Un attimo che non mi ricordo perché... E per finire dovreste anche trovare, se non sbaglio, anche Ron. Mentre negli altri set adesso non mi ricordo bene perché non li ho proprio visti tutti, ma se vi piace Harry Potter dovete prendere il set di Corvo Nero. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye, e vi sto pure a ricordare che per Pasqua arriverà un bellissimo video, quindi state attenti.